Amicici, salve, buongiorno. Allora, sto togliendo la tavola e ho detto adesso faccio un pochino di video, anche se sto, penso di essere contro luce, infatti sto contro luce, non so come mettermi, ecco, mi metto un pochino più così perché forse sì, però i piatti ce li ho di là, quindi via posso fa. Come state? Allora, io tutto bene. Aspettate che allora vedo se riesco a mettervi un pochino più di qua, perché io devo ancora capire come fare, perché poi devo pulire anche la cucina. Forse se mi metto qui dietro la finestra non dà fastidio alla videocamera. Oh, forse no. Vabbè, forse sì, forse no, forse. Boh, allora, i bicchieri, ok, sono tornata a mezzogiorno e qualcosa, sì, mezzogiorno e mezza, e oggi abbiamo cucinato la pasta e fagioli, mamma mia, sto sfattissima, ragazzi, sto un pochino stanca perché non ho dormito molto bene, sono sincera, quindi, insomma, devo ancora sistemare un po' di cose, però penso che oggi pomeriggio mi riposo prima un attimo e poi corsando subito volevamo andare da Lidl perché c'è la settimana americana da Lidl e il famoso burro d'arachidi dobbiamo andare a prendere e oltre a questo devo pulire qua, oltre a questo volevo farmi proprio un giretto da Lidl per vedere che cosa c'è, tipo di accessori, cose del genere. Ovviamente se riesco vi faccio vedere qualcosina o ve lo metto in questo vlog oppure vi faccio un vlog da parte per le cose che vediamo da Lidl. Dipende da che cosa ci sta, insomma, se ci sono tante novità ve lo faccio vedere, altrimenti magari faccio giusto un po' di pezzettino di vlog per vedere se compriamo qualche cosa. E niente, raga, sono la sfattezza. Comunque, ho messo a lavare il cosino che vi ho fatto vedere per la tavola. Però devo ancora adesso sto usando tipo le tovagliette così per pranzare. E niente, raga, niente, volevo parlare un po' con voi così, ma non ho grandissime novità, mi sto ambientando oggi, oh, ambientando, sì, ambientando, mi sta ambientando, oggi, adesso aprirò l'acqua, quindi non sentirete un piffero, un pifferello, oggi sono riuscita ad andare al lavoro e a tornare da lavoro senza il navigatore. E io onestamente non, insomma, vabbè, la vedo quanto amo queste mie bellissime tazzine. No, allora, raga, per me è una gioia, è un gaudio, veramente un gaudio, perché dovete sapere che io sono negatissima, quindi quando sono riuscita a tornare a casa senza navigatore, cioè. E io in realtà dal lavoro ci metto un 30-35 minuti di macchina per arrivare, perché poi alla fine, anzi, sono stata, vi dico la verità, anche molto fortunata perché potevo capitare molto più lontano con il lavoro, quindi cioè non ci lamentiamo proprio. Ah, io avevo preso da, vedete, l'altro giorno da Eurospin il Dexal, questo qua che mi sa che non l'ho mai provato, sapete? Questo per delicato per le mani. E ho detto, vabbè, prendiamolo perché l'ho visto rosa e quindi, vedete, è proprio così. C'è proprio un gel rosa. Ho fatto pure il cuoricino. E nulla, raga, questo è, cioè, nel senso, non ho grandissime novità, però, insomma, ci stiamo un attimino ambientando. La lavatrice. Allora, oggi dovrebbe venire il padrone di casa perché ci ha detto che avrebbe contattato il tecnico per oggi, per lunedì pomeriggio, quindi oggi. E in realtà sto aspettando che mi mandi qualche messaggio per sapere, perché comunque poi corsando subito vorremmo uscire un attimo.
Penso che verranno sempre in serata, non lo so, adesso aspetto che mi facciano sapere perché comunque fino ad ora capirete, cioè per il tempo che sto qua non è che però ho lavato l'altro giorno, quando è stata domenica, ho lavato tutto a mano perché fortunatamente ho un bagno decente, quindi dove c'è anche un lavandino decente. Quindi bello grande, perché l'anno scorso il lavandino che avevo nel bagno era fattibile, però non riuscivo magari anche a metterci qualcosina da lavare a mano. Quello della casa dove siamo stati, tipo casa vacanze, non ve lo dico proprio che cosa, cioè ho dovuto fare i salti mortali per lavare le cose, perché credetemi era proprio, cioè, infattibile. E invece poi qua ho un lavello molto bello grande. Mi state chiedendo in molti, aspetto il video della casa, insomma così ragazzi, il tempo di mettere a posto insomma l'altra stanza, perché altrimenti non riuscirei, anche perché poi l'altra stanza io la voglio utilizzare come una sorta di studio, cioè nel senso che studio oppure magari per come posso mi stavo buttando tutta l'acqua addosso, o come studio oppure appunto come cabina armadio. Come sto diventando Whips, c'ho pure la cabina armadio, c'ho la stanza in più, avete capito? Quindi adesso mi sono fatta di testa, mi sono fatti i sordi, come si dice dalle parti lì. No, è che praticamente raga, onestamente cioè paghiamo meno dell'anno scorso, ma io non so come fare perché mi dispiace che sto caspita di cellulare, ad un certo punto se ne va la luce perché sto contro luce qua, quindi mi dovete scusare, però è l'unico posto dove vi posso mettere in questo momento. E quindi vi dicevo, quello è perché io mi sposto, quella è la realtà. Sto insaponando tutto così poi risciacquo, solo che li risciacquo da sola, senza di voi, perché altrimenti sentireste solo l'acqua che scorre. E niente, vi dicevo, a noi ci è convenuto così perché comunque paghiamo meno dell'anno scorso e abbiamo una casa più grande, cioè nel senso, e quindi appena ho visto che c'era la possibilità di avere una stanza in più, perché poi l'anno scorso, vi dico la verità, allora, lo spazio c'era perché noi non avevamo tante cose, quindi non era quello il problema. Però magari sapete, ogni tanto avevo bisogno, per non tenere tutte le cose, essendo solo due stanze, un salotto e una stanza, se vi ricordate, ovviamente per non avere tutte le cose per davanti così, insomma, sembrava brutto, anche se volevo, che ne so, conservare uno scatolone per poi mandare la roba a casa, che ne so, una busta in più, qualcosa in più, io facevo comunque fatica perché sennò le dovevo mettere così a vista e non riuscivo a tenere poi ordinato come volevo. Invece qua ho quella stanza, quindi, e poi ovviamente se Dio vorrà che insomma riesco ad ospitare qualcuno, insomma se vogliono salire i miei o la famiglia di Vittorio, insomma così riusciamo, santo subito, scusatemi. Perché lui poi se riguarda il video e dice: ma chi è Vittorio? Io sono santo subito. E quindi, cioè ormai vabbè, è entrato nel personaggio. E perciò vi dico, comunque era comodo. E vabbè, io vi lascio respirare, mi metto a posto queste cose. E quindi niente, ragazzi, vi volevo salutare, solo questo, aggiornarvi un attimino. Se non lo so, se dovessimo andare da Lidl e non riesco a fare un video apposito, magari vi continuo questo vlog mettendovi qualche piccolo spezzone nel giretto che facciamo da Lidl, altrimenti poi ci vediamo direttamente in un altro video. E niente, vi mando un bacione. E spero che il video vi abbia fatto compagnia. Io sto facendo questi vlog così perché comunque insomma, mentre faccio i servizietti, le cose, magari il santo subito si riposa un po', io meno chiacchiero. Chiacchiero.
e do fastidio a voi, ecco, a qualcuno devo dare fastidio. Amici, siamo da Lidl. Allora, ecco qua, settimana americana, come potete vedere. Noi abbiamo preso già uno di quelli là, quindi guardate qua che ben di Dios, mamma mia, amore. Ecco, no, non te lo faccio comprare perché non si può mangiare, però Speriamo che troviamo delle mamma proteine, mia, che sono proteine. stiamo Manca la frutta cercando di cipolla. la frutta di cipolla. Esatto. Amore, sì, tortilla, omelette, quei peperoni, amore, No, vero, mamma che vero. buono, mamma, A vabbè, te il tofu. no, il tofu no, cattivo, Di passato. oh, buono questo, quanto sta? 3,49 euro, adesso qua ci facciamo una cena, Visto che la mo, lanciera? eh? No, non Ah, mai però può pollo, visto, non lo so. quello ce l'abbiamo, sì, infatti. Però una cosa positiva. No, non Non so sarebbe male quando male. scuola. No, no. Che dici? Tengo quello lì. Pantaloni semplici sportivi. Poi ci sta questo tipo qua che non mi No, io piace perché non ce paro l'ho. pigiama, infatti. Ah, questo è quello come lo teniamo là, radiocontrollato. Che non ho capito che senso ha. Questi sono cardigan. Ah, pure questo è un pantalone. No, per i bambini però. Ah, questi sono invece i cosi per i grandi. Ma Colori, colori. sono so quelli femminili, Anch'io. no, sono per i bimbi. No, sono più gigante, pure Sono per grandi? Io bimbi. La donna, se qui. volevo quello verde se c'era, ma non ci Che stanno cos'è? più. No, verde era un altro tipo. Ah, vedi questo qua? Ma sono da bambina questi, Questo sono amore. quasi da donna. Questi sono da donna. Sta scritto. Ma sono lunghi, vedi? Io volevo quello corto. Ah, guarda. Questo tipo Sì, giacchino. però in questo periodo ormai non È esiste la carina mia. però Non come giacca. esiste la mia È giacca. Ma carina come giacca. Quanto fa caro. viene questa giacca? Così è carina. 19,99. Ah, questa è bella, sì, molto. Molto bella. Così. Sì. Vedi che fa meglio. Le Poi vuoi queste qua? melatonine Belle ne so poche, solo il fetta scuola. però. Cioè io ho cercato solo felpe e pantaloni. Solo felpe, sì. Allora, per quanto mi uscì il tempo. Ah, abbiamo perso il santo subito perché ha visto queste cose e lui ci impazzisce Non è per che ti queste cose. piacciono. Lo so che ti piacciono, amore. Ma costa pure poco. No, non è per di no. 1,29. Oh, amore, guarda. Qui all'euro, Birrette. guarda questo, non riesco a Che sfizio, sono carino. Dove c'è scritto? Dietro. Prego. Imperiale. Sì, 3 euro. Mamma mia, bellissima. No, Schifo, a questo me qua. non piace. Come Questi sono non quelli piace? dolci. Non ti piace? Mamma mia, no, a me quelli dolci no. Amore. No, vabbè, io lo Chi la voglio. mira gente? Voglio Le mettere su. conifere. No, Ma vabbè, appena mira. ragazzi, mi sono innamorata. Mi sono ufficialmente innamorata, amore. Come questo? No, io me lo piglio uno, lo metto Dove in sta casa. scusando me? Lo metto per bellezza là all'entrata. E poi come me lo porto a casa? 3 euro, che bello. Madonna, ma sono Quanti c'è qui? 3 stupendi. euro? Sì. Cioè, Sembra pochissimo, voglio via. ma sono Ma stupendi. io prendo No, qua, vedi. Non lo so, 4,99 euro. Non c'è scritto. Non lo so. veramente. Boh. Quanto costa? 4 euro, 5 euro, Ah, sì, non costa molto. no? Sì, me lo vuoi? Queste che sono? Le scoperte. Ah, i tappetini. Da stiro. È forse per da mettere tipo sul tavolo, credo. Cioè, tipo per stirare. Ah, può darsi. Ehi, come si chiama? Ah, vedi? E la scopa, questa qua quanto costa? 49 euro. E poi questo,
Ah, 24 euro questo, 25 euro. Però questo qua è quello che puoi mettere anche... Sì, sì. Ah. Raga, cioè è la seconda volta che ci restiamo malissimo. Non riusciamo a trovare i cosini proteici là, il dessert proteico. E non so se qua non si usa, cioè nel senso non lo portano proprio. Ah, amore, queste ti puoi prendere, vedi? Ti piacciono a te queste? Sì, ma non vogliamo quanto vale troppo. Vabbò, queste sono già nata cose. E qui, alla? Vuoi queste? Queste qua per fare colazione a te? Già almeno. Sì. Quanto... come so? Fammi vedere. 121 calorie l'una. 121 calorie. Si può fare? Te ne mangi due? Mattina. Sì, vabbè. Ragazzi, ragazzi, lasciatemi qua. Te lo ricordi questo? Per ricordo. Ma amore, cammina, ricorda. Mamma mia, raga, che cos'è? Cioè, devo fare il giro anche di là, amore. Guarda. Oddio, stavolta ci sta veramente di tutto. Guarda i muffin. Questo è preparato per muffin. Cos'è? Sciroppo. Come si chiama? Guarda, amore. Guarda. I bagel. I bagel. Sì. C'è anche la birra Duff, amore. Io voglio assaggiarla. La birra Duff, la vuoi? Sì, quella di Homer Simpson. Ah, guarda questa pure. Tutte le cose crunchy qua, tutte queste cose. Sì, assaggia. No, mi vedo queste qua, mi birra. Perché? Ma comunque c'è di tutto. Veramente c'è di tutto oggi. Bellino questo. Bello proprio, quanto sta? Completo lenzuola, questo è il singolo. C'è solo il singolo forse. Burro d'arachide. Burro d'arachide, niente. Vediamo l'altro lato, amore. Che vedi che qua ci sono le altre cose. Vedi? Queste sono le. Vedi qua, stanno i biscotti. Mamma, i cookie. Eccolo. C'è il burro d'arachide, te l'ho detto, sì, che bisogna crunchy. Vedere qua. I brownie. C'è quello crunchy? Sì, questo è tutto crunchy. Prendiamo due? Prendi un paio di crunchy, sì. Sì, 2021. Sì, prendere un paio perché la mattina così. Questo perché lo possiamo mangiare? Ah, le lette di pollo. Ah, questi sono buoni. Guarda. E coscette di pollo. Ma sta parendo. Tipo coscette, ma non l'ho mai viste. Guarda amore il wrap. Sì. Oh, che buono. E poi di qua. Oh mio Dio. Ah, amore, questi sì, questi non li assaggiamo. No, non te li puoi mangiare. Come fai non tu? Ce li possiamo mangiare, ok. Guarda sta torta, amore. Sì, però non te la puoi prendere. Mamma. Perché tu non me le fai prendere le cose. No, vabbè, basta, sto con un bambino. Ah, guarda questa. Quella però. Che cosa? E no, queste che sono? Sì. Ah, gli onion rings. Queste sì. No, ma tu hai visto la pizza? Amici, salve Salvino! Allora, come avete visto, abbiamo fatto un giretto da Lidl e approfitto per farvi vedere quelle cosine che abbiamo preso, perché allora da Lidl c'era in offerta queste, l'arrosto di manzo a 2 euro, aspettate che guardo, 2 euro e 39 al pezzo. E ragazzi, questo è buonissimo, ve lo stra consiglio, ci è piaciuto tantissimo.
Poi abbiamo preso le mandorle, queste qua per fare merenda o da portare magari al lavoro. Allora, le mandorle 2,99 euro queste. Abbiamo preso poi 1 euro e... Allora, vediamo un attimino. Le arachidi queste qua, 1,99 euro. Queste, che sempre da portare come merenda. Noi abbiamo comprato dei piccoli coccettini, cosini che si chiudono. Così le sbuccio, le metto dentro e le posso portare come merenda. Poi abbiamo preso ancora a 99 centesimi l'una le barrette, queste qua proteiche. Barrette che praticamente abbiamo preso queste perché sono quelle che ci piacciono di più e sono quelle alla fragola e cacao. Abbiamo assaggiato anche le altre. Non sono male, però comunque queste qua secondo me sono, diciamo, tra le più buone, ecco. Poi, dato che c'era la settimana americana, abbiamo preso due di questi peanut butter, questi crunchy, praticamente il burro d'arachidi, quello crunchy. Ne abbiamo presi due perché voi sapete che noi quando lo troviamo facciamo la scorta. 2,49 euro al pezzo, tra l'altro costa pochissimo perché sono la bellezza di 454 grammi. Sempre per la settimana americana abbiamo preso il pulled turkey e il pulled pork, quindi il tacchino e il maialetto. Questi sono buoni per fare una cena diversa, diciamo, però sono molto speziati, quindi... Secondo me non è che, cioè, si possono mangiare una volta ogni tanto perché effettivamente sono molto molto speziati. Ariecchime, c'è stata una piccola interruzione. Allora, abbiamo preso poi per il santo subito, quindi praticamente di quelle ne abbiamo presi due. Per il santo subito abbiamo preso questi, che sono tipo i Kinder Fetta al latte, costano pochissimo perché questi venivano... Merendina al latte, 1,19 euro. Ce ne sono 6 dentro e lui ci fa colazione 3 volte perché ne prenderà 2 alla volta sicuramente. E poi niente, questo, altre barrette perché di queste ne abbiamo prese un sacco e questa che lui prende sempre, lo sapete, chi mi segue lo sa. E poi si è preso la birretta perché la birretta non deve mai mancare. E niente raga, questo è il giretto che abbiamo fatto da Lidl, io adesso sistemo un po' le cose e spero di avervi fatto compagnia con il video e se vi fa piacere ci vediamo la prossima volta, nel prossimo video.